Domani è Ferragosto, no? Ferro agosto. Beh, le vostre mogli sicuramente vi diranno: Ani, andiamo al mare. Capirai, non c'è nessuno al mare a Ferragosto, no? Giustamente dici: non andiamo a Ostia, che certo è il mare del merda. Dove andiamo? Voglio andare a Sabbia, voglio andare a Sperlonga. Certo, che problema c'è? Tanto che guidi, no, guido io, 200 km. Dice: vabbè, ma c'è l'aria condizionata, che cazzo ti frega? Certo, che mi frega, l'aria condizionata. Allora che fai? Giustamente te arzi ai 5, 5 e mezza. Perché soprattutto se vuoi andare a Sabaudia, no? Belle spiagge, spiagge libere, è giustamente là. Come le formiche, no? Allora giustamente devi arrivare lì per 6, 6 e mezza, 7 al massimo. Parcheggi, ti fai la tua bella giornata, e ti prendi il tuo bel sole. E poi c'è sta rientro. Non te ne curare sulla pontina. Mamma mia, che tu dici, oh, ma facciamo la partenza intelligente, ci fermiamo lì a mangiare e poi con calma verso le 10 si parte. Sì, te ne cura. Allora io vi consiglio questo, signori. Ecco cosa dovete fare. Vi fate la vostra bella giornata, chiaramente passate presto, arrivate lì alle 7 parcheggiate, mare, sole, mangiate sulla spiaggia, poi la sera ve ne andate a mangiare il pesce in un posticino. Quando sono le 22 vi mettete in marcia. Chiaramente troverete il tappo. È inevitabile, non ci so cazzi, a qualsiasi ora partite voi trovate il tappo, sulla pontina non si cammina, ok? Una corsia e mezza, se vuoi farla diventare due corsie, quello che sta sulla destra deve camminare un pezzo fuori strada, sul selciato proprio. Allora voi fate questo. A un certo punto vi romperete talmente il cazzo che deciderete volontariamente di sacrificare la macchina. Vi schianterete sul guardrail, quelli dietro fermi proprio un tappo, arriverà l'ambulanza, vi caricherà, con un attimo fate, a sirene spiegare, non è, con un attimo arrivate a casa. È l'unico modo, schiantatevi, raga, schiantatevi.